Salve! Benvenuti in un nuovo episodio di Cameri Abbandonate. Oggi siamo al mobilificio abbandonato di via Baccaredda, di fronte al mercato di San Benedetto, di fronte anche al vicino al McDonald's. Vicino ok? Vediamo questo posto che nessuno ha mai fatto un'esplorazione, noi saremo i primi. Sigla! Vai, andiamo lì. Ovviamente qui c'è un occhio che ci guarda. Ah, sì, è vero. Qua c'è un occhio, lo vedete? È il Jojo. Guardate quanto è grande. È gigantesco. Sono antenne, zio. Sono antenne? Usiamo le antenne come scale. Guardate, è pieno di roba. Per esempio, qua c'è della cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. C'è un vetro di vetro. C'è balordo. Aspetta, mettiti. Vai a portarla in giro. Vai, sali la scala. Scali la scala. Diciamo che non è comodissimo. No. Minchia. Abbiamo visto che è utile. Che funziona bene, è pieno di schiviezza. È la sua polvere, no? Oh, è molto cinematografico. Cinematografico. È una cosa super cinematografica. Questa è una pianta. È vero, è una pianta. Infatti, come abbiamo visto, qui c'è un mobile. Questa è la pianta del 2023. Che in realtà è fra poco. Quando era cemento. Esatto. Risucchia le stesse sostanze. Che andiamo di qua. Ho appena capito perché le vespe si chiamano vespe. Però i motorini. Perché hanno lo stesso rumore. C'è, giura. Ah, guardate qua. Qua uno si possa. Oh, è pieno di sedie comunque nei posti dove andiamo. Vabbè, è un mobilificio, no? Ok. Sentite l'odore? Lo sentite l'odore? Sì, lo sento anche a te, lo spettatore, vero? L'espettivo. Questa è la piscina. Abbandonata. Grande. Non perdi com'è. Ehi. Che è Antonio che ha scivolato. Ah, eia. Guarda. Sono di legno, no? Vedete? Te lo devo prendere. Vedi. Andiamo. Come? Perché è chiusa, mo. Dai, non dire minchiate. No, io non ci credo. Quella l'hanno chiusa che non c'è la serratura. Che qua ci possono sentire. Ma fa fa culo. Attento, burro. Qua c'è la strada. Oro. Non ci sentono. Guarda, è pieno di picciocci. Vedi, là c'è un piccioccio, lo vedete? Eia. Guarda quanto è grande. C'è qualcosa di un po' pericoloso, però vabbè, dai. C'è un'altra sedia. Hai visto? Guardia, cazzo. Morru! Ti sfido! L'ultimo che rimarrà in piedi. Ti aggiudicherà. Guardate, qua c'è un casino di segatura, perché ovviamente era un mobilificio, no?
Giusto. Quindi si mobilitava. Esatto. Pensate che è un mobilificio del 1800. No, questo no. Vai. La macinina. Sai che la macinina. Vai nel www. Questi pallini. Quali pallini? Sono lì quanti pallini. No, sono quelli di polistirolo. Esatto. Di lollo. Aspetta poco a poco. Guarda, qua c'è un sacco di vernice. E poi cosa abbiamo? Ah, qua c'è un passeggino. Qua c'è l'ascensore. Lo vedete l'ascensore? Non si può entrare. Qua è una pentola. E dentro c'è una blatta. No. Poi qua c'è roba strana. Murro. Così e scende subito. Murro, vieni. Mi tocca. Murro, c'è neve, vanno a scuola. È vero che non avremo mai più scuola in tutta la vita. Balordo. Pesante, è vero? Vai, ci riesci anche tu. No, no, lascia stare. No. Fu. Che cazzo sono? Non hai più. No, no, è così. Ok, prendi al centro con questo, no? Poi prendi sotto. Mettiamo. E qua devi prendere il secondo, quindi non questo, questo. Qua il primo, qua il secondo. Fu. Qua il fu. Fu. Adesso passiamo da un'altra parte del mobilificio. Partiamo. Ho preso tutto. Sì. No, è basta far caso. Questo è vandalismo. Non dobbiamo fare vandalismo. Esatto. Ok. Passiamo di qua. Passa di qua. È meglio perché è bello. Okay. Per calciatori, ovviamente, vanno visti. 74-75, ok. Praticamente giusto. Lui è Gigi rincoglionito. Prima di inserire la spina, allacciare il filo alla terra, ovviamente, se no prendi la scossa. Oh, non mi piace. C'è la strada. Fare pavimenti dritti a questi non gli piace. Devo sempre cavarci un buco la terra. Ma che cazzo è sta merda? Che è sta merda? Questo non è nato. Minchia, nanna. Le sigle parkour. Ah, guardate, praticamente per fare questo buco qui hanno tolto questo. Beh, certo, perché è tutto legno. Ah, certo. Infatti ha legno. Lì c'è la strada, quindi è meglio non andare. Vedete, questi tiranti tengono le scale. Vedete? Tengono le scale, se li tagliamo moriamo. Le scale. Ah, qua ci vedono. Vedi, se faccio una bella rincorsa posso andare nel tetto. Infatti riescono. Sì. Vabbè. Vedi, no, non mi reggerà mai quella cosa. No, quella cosa non regge un cazzo. Ma anche l'altro, però che è uguale. No, questo è peggio. Ah, guardate là. Marino Cao è il proprietario di questo posto. Chi? Marino Cao, lì in fondo. Il bomber. È il nostro amico, è un amico. Io non c'è dentro questa mappa. Vedete?
Qua c'è un casino di spazzatura, dopo la vediamo meglio se vi interessa. Capito? Capito. Dai, 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 che c'è un tetto. Ma c'è un tetto, la luce di divina. Ah sì, qua ci vedono. Se c'è gente. La gente ci vede un culo. Se ci dicono, guardate che qui è un posto. Posto abbandonato. Ah, non avevo capito. Che c'è? Cosa c'è? Stiamo scherzando. È una cassa con dentro qualcosa. Una cassa da manta. No, quella è gassa, non cassa. Vabbè, questa è una cassa. Se è stata una gassa, avrei detto. Aspetta. Che c'è? No, Nenno, guarda la... qualcosa. C'è un... Cos'è che c'è? Guarda che bella vista da qua. C'è qualcosa. C'è qualcosa lì che ovviamente non riusciremo mai ad andare. C'è un muro. C'è un muro? Vedete, lì c'è la strada. Qua c'è il solito posto, abbiamo già visto. Cioè, o meglio, non l'abbiamo visto da vicino. Giusto? Ehi. Salve, sei il signor Marino Cao. Ah, salve. Cosa c'è dentro? Tipo una cuccia per cani. Mi sa che riusciamo ad entrarci lo stesso qua anche. Davvero? Non da qua ma da là. Sì, non mi incanne... No, ok. Da qua. Vai. Malagoli cosa ci ha insegnato, ragazzi. Senza di lei. Sì, sì. Guardate. Sentite l'odore di fogna? Vabbè, voi non lo sentite. Io però... lo sento. Sì, tu sì. Vai, Nenno. Ah, vai. Sa che il letto. Il vento? Ah, dai. Buono. Bellino. Antille è più fiamma. Antille ne sa di più. E qua c'è una cosa. No, letti divano, adesso è che mi piacciono di più i letti divano. No, no, brutto. I divano letti sarebbero. C'è scritto letti divano. Lo so, è scritto malissimo. Guarda, sembrava uno di quei. Di quei. La vita. Qua possiamo scegliere i vari. I vari colori. Guardate. Guarda tutti i colori che ci sono, tutti uguali. Allora. Io scelgo il ciano. Frrr, capito? Il ciano scuro. E indovinate un po', tutti questi. Queste raccolte sono tutte uguali, sono tutte così. Figo, eh? Dark ciano. Ingegneri edili 100%. Troppo forti. Porca puttana del merda. Grande signore, grazie. Non so, non so. Non sono pensato? No. No. Mirate le mie cose. Le tue cose. Le mie ma. Possiamo andare di là. Possiamo andare solo di là. È un altro bagno. Comunque non si vede un cazzo qua. No. Oh, le finestre non per... Non c'è mai un modo per aprire le finestre. Questa non si apre. Ah no. A che serve? Cioè, non si apre? C'è il bambino? Cioè, guardate qua. Guardate che figo. Poi sono tutti di nuovi colori. Figo, eh? No, nei piatti. Ehi, ma è gigante, sì. Non sento. Cosa è finta, capito? Cioè, allestivano un salotto finto. Ah, figo. Giusto. Figato. È
cibo, altre robe. Un altro coso del letto. L'esposizione prosegue al piano superiore. Ah, vedi che è un'esposizione. Vai. Sentite l'eco. Me lo immaginavo meno grande. Ci sono i sotterranei. No, i sotterranei. No. Regà, i sotterranei. Figato, allora. No, vabbè. Non credo che ci sia molto. Ma non sono i sotterranei, nenne. Siamo ai... Il piano terra. Siamo sopra il piano, sotto il piano terra. Esatto. Chiamato piano terra. No. Pianterrato. No, vuol dire sopra il primo piano, quindi siamo piano terra. Piano siamo piano. Sos. Piano schiato. Guardate che bello. No, questo non è bello. Però cos'è sta cosa? Questo da tipo quella pelle rampa. Da chi so. Grande, chi è questo? Buono, questo è il padre di Gigi Riva. Si chiama Nenno Riva. Nenno, cosa c'è scritto? Le partite dell'anno non si sa quale, però. 1900. 1800. C'è, figa, la 14ª giornata. Gli hanno messo i baffi del pizzetto. È una figata questo posto. Beh ragazzi, è finita l'esplorazione al mobilificio abbandonato di Cagliari. Una figata assurda, gigante, piena di roba. E noi ci vediamo alla prossima e bella!